Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Funny Gamerick. Siamo su Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, che è praticamente il prologo di The Phantom Pain. Quindi ragazzi, questa serie sarà, cioè se sarà una serie, perché comunque sia dipende sempre da voi, sarà molto impegnativa questa serie, perché comunque sia c'è da fare tanto lavoro, tanti episodi, perché Metal Gear Solid 5 è abbastanza lungo. Perché ho scelto Metal Gear? Perché ragazzi, è letteralmente il mio gioco dell'infanzia, soprattutto i precedenti, il primo, il secondo, il terzo, cioè il primo della PlayStation 1, cioè ogni volta che dovevo comprare una PlayStation era per Metal Gear Solid, perché da quando io ho conosciuto il primo Metal Gear Solid, ragazzi, poi quando ho voluto comprarmi la PlayStation 2, la Next Gen, per cosa me la sono comprata? Cioè il primo gioco che mi sono comprato della PlayStation 2 qual è stato? Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Sì, ragazzi, e poi successivamente ho recuperato il secondo Metal Gear Solid Sons of the Liberty. No, Sons of Liberty. Vabbè. Poi quando ho preso la PlayStation 4, mi sono preso questo, Metal Gear Solid 5. Successivamente ho preso la PlayStation 3. La PlayStation 3 l'ho presa dopo. Per cosa me la sono presa? Per prendermi Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots e Metal Gear Rising Revengeance. Quindi ragazzi, per farvi capire quanto è importante questo titolo per me. Ovviamente ragazzi, sempre senza cam, perché voglio dare spazio al gioco. Che tra l'altro, ragazzi, Metal Gear Solid 3 e il 2 pure. Ce l'ho nella PS Vita, anche il primo ho nella PS Vita. Talmente, ragazzi, la mia fissazione per Metal Gear Solid. Mi raccomando, lasciate tanti like che servono per continuare la serie e per far crescere il mio canale. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdere i prossimi video. E fatemi sapere nei commenti se l'avete giocato, che comunque sia uscito circa 8 anni fa. E lo sto portando adesso, perché comunque sia porto gameplay dall'anno scorso, si può dire. Ok ragazzi, iniziamo subito, perché non vedo l'ora di iniziare. Vai. Che poi ragazzi, se vogliamo fare un ordine cronologico, questo in teoria sarebbe il terzo, perché questo viene dopo Peace Walker, che è il primo di tutti, dove è iniziato tutto, sarebbe Snake Eater, cioè Metal Gear Solid 3. Quello in ordine cronologico, se vogliamo farlo in base agli eventi, sarebbe il primo, che è quello che deve uscire comunque sia, che non vedo l'ora che esce ragazzi, perché quello è il mio Metal Gear Solid preferito, Snake Eater. Da come state notando ragazzi, lo sto portando in 4K su PS5, che comunque sia gira a 60 fps. Quindi ragazzi, iniziamo questo spettacolo. Difficoltà normale ovviamente, perché è estrema proprio ragazzi, non si può giocare in estrema, perché già è difficile così. Salva Chico, un membro di Mother Base. È pazzo, un obiettivo estremamente prezioso da una struttura carceraria della Marina USA, e fuggi dall'area di missione tramite elicottero. Obiettivo Chico, pazzo. La missione avrà inizio. Continuare? Sì, ragazzi. In un'era in cui il mondo era ancora diviso in Oriente e Occidente, The Boss, la madre delle forze speciali ed eroina della Seconda Guerra Mondiale, disertò passando all'Unione Sovietica. Questo è successo nel Tez. Su ordine del governo USA, il suo ultimo apprendista, Naked Snake, le tolse la vita. Sì, esattamente. Ma per The Boss disertare non era stata che una copertura. Si sacrificò di persona per prevenire una guerra nucleare. Quella fu la sua missione finale.
The boss usò Snake per assicurarsi che l'eredità dei filosofi, il vasto fondo monetario militare sotto controllo dell'armata sovietica, raggiungesse l'America. Per gli straordinari risultati ottenuti, a Snake gli fu conferito il titolo di Big Boss. Dopo aver voltato le spalle all'America, Snake iniziò a reclutare soldati con l'aiuto di Kazuhira Miller, un uomo che aveva incontrato in una zona di guerra. Nel 1974 la coppia costruì una base segreta nei Caraibi. L'esercito privato di Snake continuò a crescere finché la necessità di un deterrente non li spinse ad acquisire un'arma nucleare. Nel frattempo, il Maggiore Zero, l'uomo che un tempo collaborò con Snake per creare l'unità di forze speciale Fox, usò l'eredità dei filosofi per espandere la sua organizzazione di spionaggio, la Cypher. Cypher proseguì ad estendere i suoi tentacoli in ogni remoto angolo degli Stati Uniti. Senza una sua forza militare, Zero desiderava riunire le forze per il suo vecchio commilitone Snake, inviando l'agente Paz per un contatto. Paz tentò di rubare il carro armato nucleare da battaglia, Bipede. Era un riassunto, ragazzi. Iniziamo la nostra missione di infiltrazione, ragazzi. Io adoro la saga arrivata dietro, io la adoro, ragazzi, video con G. Questa risoluzione, questi FPS. Saranno tanti filmati, vi avviso. La taglia è così. Anzi, sul quinto ce n'è di meno degli altri Metal Gear. Told us everything. Don't worry, I kept my word. He didn't suffer long. Here. You earned it. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Chico, giovane volontario dell'esercito privato di Snake. Give my regards to your boss when you get home. Inizia la canzone che spero, ragazzi, che non ci diano il copyright. Comunque, ragazzi, preso antistaminici, Ventolin, per il fatto dell'allergia che starnutivo spesso. Diciamo che sono migliorato molto. Avevo difficoltà anche a registrare. Non posso il titolo ormai Ten days ago we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice.
A slice of American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Questo è Scarface. Comandante di Xof, identità sconosciuta. Ragazzi, l'ho giocato all'uscita una volta sola, quindi probabilmente molte cose non me le ricordo. So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring him back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Ora arriva Snake. Guardate. Send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Le tagliere sono tutti cinematografici, ragazzi. È la natura di Hideo Kojima. Dillo. La frase famosa, dai. Fatto aspettare.
POS are being held in an old, unused part of the compound. Get inside and head northeast. Mission info. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. Ok ragazzi, passiamo il binocolo. What do you see? Press the call button to get more intel. That's the refugee camp. I hear it's where they hold refugees from countries like Cuba and Haiti. Your binoculars are equipped with a directional microphone. You should be able to listen in on whatever they're pointed at. Okay. You should try listening in on those soldiers. Even casual chatter could reveal something in a place like this. There's a door in the fence. Head for the old prison. You'll find the targets there. E tra l'altro ragazzi sto portando questo titolo in vista dell'uscita del DLC. Ci sta ragazzi. You can check the controls on the pause screen. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Questa è quella di antendanti, ok. Sì, questo è tutto un nascondersi, ragazzi. Strisciare. Anzi, qui si guida pure. Attenzione! Stanno uscendo. Ricordavo che era così complicato. Non farsi vedere. Attenzione. Attenzione. Ragazzi, molto complicato. Ok, si è addormentato finalmente. Che cavolo, mi date un po' fastidio.
you can get that door open. Ora vediamo. To climb an obstacle, press the action button. CP, this is Zulu 1. Still no sign of the enemy. Standing down. Over. This is CP. Understood. Stand down. Stand down. Return to your post. Out. Ok, ragazzi. Entriamo. Now head attenzione. East to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. Ok. Eyes open, boss. Complicato, ragazzi, complicato. Non mi ricordavo che era così complicato. Qui cosa c'è? Zona d'atterraggio. Ok. E dobbiamo andare area movimento bersaglio. Come si mette? Ah, ok, a posto. Attenzione. Questa è una missione pazza, ragazzi. Mi conviene che cammino strisciando a questo punto. È tutto così, ragazzi. Che siamo arrivati alla zona. Contact me if you need advice. You can use your iDroid to check all sorts of operational data. The map, objectives, the target's locations. It'll help a lot if you let it. Attenzione. Ok, siamo entrati qui, facciamo attenzione, c'è qualcuno in giro. Ecco, lì c'è uno. Ci può andare da dietro? Move the bodies of enemies somewhere out of sight. Attenzione, sta scendendo quello. Poi proprio questo volevo. Attenzione. Dopo. Lì. Facendo tutta la strada. Attenzione. Oh! Mamma che riflessi, ragazzi. L'ho preso proprio per... dall'ultimo per un pelo. Però ragazzi, ci servono per le munizioni per il campionato. Stiamo arrivando
I sent VIs of the targets to your iDroid. Take a good look. Zona d'atterraggio. Ok. Allora, in teoria dobbiamo andare lì. Ok. Però c'è gente, ragazzi. That's the old prison area. The targets are there. Gli obiettivi sono lì. Però sono protetti. L'ho presa comunque. Guarda se dovrebbe addormentare. Attenzione, attenzione. Addormentati. Sì, sì. Andiamo. Rompi mantello. E lui? There's someone in there. What do you plan on doing? È lui. Chico. Sembrava quello. Chico. A questo punto lo liberiamo pure a quello. Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! Get off me! Get off! Chico, keep it down. Go away! Come on, take a second. Come right over here. Hey, you gotta let over me out. You let me out, too. Can't we stay here? Get off me! Get off! Ti fermo. Chico, calm down. L'ha dovuto stonnare. I got Chico. And Paz? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on.
gonna happen. Ma che gli hanno messo a mio figlio? Ok, boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Posse's whereabouts out of him once he's calmed down. Mission info has been... I've marked the RV on your map. Okay, now carry Chico there. Porta là Chico. Okay. No! Ah, lì direttamente. Ma però aspetta. Un altro ce n'è. Me l'ho fatta apposta, me l'ho fatto però. Mi tiro una granata. Quello si è addormentato, ok. Pure lui, bene. Ma con cerchio si ricarica. Once you don't end up head first in the ocean. A testa giù nell'oceano. Capito, però questa forse è la strada più sicura come fammi vedere. Come è morto? The RV is just a little further. Great. You reached the RV. Put the target down for a minute. How's he doing? L'ho buttato a mare. Chico, where is Paz? Oh, ma fucilata. Come fatto? She's dead. When was this recorded? She's dead. Now use your iDroid to call the chopper for pickup. L'elicottero per il recupero, ok. Come si fa? On your feet. Okay. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. I hear vehicles. And a flag. Deve essere vicino all'eliporto. Gate.
La musica di Skull Face. Chico left the tape on record while he was being moved. Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Chiamare l'elicottero. Ah, così si fa, chiamare l'elicottero. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Roger that chopper request. It's headed your way now. Sta arrivando, ragazzi. Certo con sto tempo, però. Eccolo, lo sento. This is Morpho, arriving shortly at LZ. Vabbè, ce ne sono altri, ragazzi. Trova Paz. Dobbiamo trovare Paz. Però qui non abbiamo più proiettili. Come facciamo? Si stanno svegliando tutti. Come faccio adesso? Ma questo c'è pure il silenziatore. Sì. Perfetto. Stati fermi. Sono altri soldati da salvare lì, ragazzi. Io onestamente li vorrei salvare. A questo punto li uccidiamo. Non c'è il silenziatore. Certo, certo. Who are you? What them are you? Mamma. Tanto c'era qualcuno che mi stava vedendo. Vediamo la mia vita. Still searching for Paz? Try interrogating some of the Marines. They must know something. Put the squeeze on them. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Roger, dispatching chopper. Mi devo interrogare a qualcuno. Mi sta cercando. CP, this is Zulu 6. We got a dead friendly here. Enemy's gotta be close. Over. This is CP. Understood. Titan Security is behind the intruder. No, con la cautela no. Roger,
Si era appena svegliato. Povero. Roger that chopper request. It's headed your way now. Huey's handling preparations for the inspection. Keep your mind on the mission. This is Morpho, arriving shortly at LZ. Salvando tutti, ragazzi. Possiamo trasportare una alla volta. Please select a landing zone confirmed. Roger, dispatching chopper. Good dog. Can you get me to a phone? I want to hear my family's voices again. I want to let them know. Okay. What? Tell them. Sono in questa casa. Che spettacolo, ragazzi. This is Morpho, arriving shortly at LZ. Cioè, ponete delle informazioni. Dice di sapere dove trovare una scherma. Bene, ragazzi. Stemma unità. Aspetta. Di sopra? Ah, qui. XOF. Mi stemmi che hanno fatto volare. Interessante, ragazzi. Salviamo dei prigionieri e ci danno delle informazioni. Questo che è l'ultimo prigioniero, ci dice dove è falso. A POW. That's fine if he has some intel, I guess. Ugh.
hurts. It hurts all over. Non è che questo mi muore qui. No. Spero di no, ragazzi. Aspetta che intanto lo chiamo l'elicottero. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Roger that chopper request. It's headed your way now. This is Morpho, arriving shortly at LZ. A quanto pare li abbiamo salvati tutti. Che ragazzi, tutti li abbiamo salvati. Allora forse mi conviene interrogare qualcuno. Come si interroga? Cosa fa? Stemmax off. Another unit patch. Could it be worth it? Ma vanno a trovare tutti. Quelli ancora dormono. Per farti addormentare ce la fa. Comunque ragazzi, avanziamo. Vediamo dove si trova Paz. Attenzione che qui c'è un soldato. Sta salvando. Chi? Non mi sono accorto che c'era qualcuno che stava salendo sul camion. Forse mi conveniva salire sul camion, non so. That sound. A flag fluttering. Next they headed for a place with a helicopter. Attenzione. Questo è un eliporto. Dovrebbe essere un po' nascosto. Attenzione che qui c'è molto movimento, ragazzi. Guardate. Open the front gate. Supply delivery is on its way in. Opening front gate. Non sto facendo niente qui. C'è un manicomio. Chi c'è qui? Sento tosse. Bandiera, quella è una bandiera, ragazzi, quindi siamo vicini. Forse ci hanno scoperto un corpo, quello di là. Ci
riesco ad essere avanti. This is CP, understood. All fire team sector surrounded. Bust out the intruder. Out. L'allerta è terminata, bene. Stand out, stand out. Return to your boat. Out. Però ragazzi, qui non c'è una telecamera. Sì, c'è una telecamera. Attenzione. Può distruggere? Sì. No. There's no reason for it to be down. Whoever's closest, go check it out. CP, this is Zulu 10. We'll investigate immediately. Ouch. Oh, lì ce n'è uno. Che non ci ha scoperti. CP, this is Zulu 1. We've taken fire, but there were no shots. Enemy may be using suppressed weapons. Over. This is CP. Understood. All units on alert. The enemy's hiding somewhere. Find them. Out. Attenzione, ragazzi, infiliamoci qui sotto. Forse mi conviene interrogare qualcuno. Si può interrogare. Oh merda! Ragazzi, l'ho dovuto uccidere per forza. Mi aveva visto. Qui una stemma. Meno male che c'ho il metallo col silenziatore, ragazzi, perché era impossibile se no. Entro qui. Cosa c'è? That's the admin building. Nell'edificio amministrativo. Attenzione agli angoli. C'è una telecamera, la sento. Lì. Mamma mia, ragazzi, una jump scare. Però io questo lo vorrei interrogare. Si può interrogare? Come si fa a interrogare? Così, così. You can now either interrogate him, knock him out, or kill him. His life is in your hands. La donna è stata spostata dalla sua gabbia nell'area della vecchia prigione. Speak. Ok.
tutto e tutto ciò che sono, lasciami andare. Ok. Costumo. Però ci ha detto dove si trova, a quanto pare. Non so. C'è andato, che mi ha detto dove si trova. Stiamo entrando qui. Mamma mia! Ma mi è finito il silenziatore? No, mi è finito il silenziatore! No, sono nei guai. Sono nei guai, ragazzi. Sembra che non finiva il silenziatore, invece sì, a quanto pare. L'ho trovata, ragazzi. Ho trovato Paz. Agente segreto di cui non si conosce il mandante. È ancora viva allora, non è morta. Tra l'altro Paz è anche su Facebook. Diciamo che è l'unico che non ho proprio giocato. Però nella PS Vita, ma ancora non ho avuto modo di giocarci. Boss, get Paz onto the helicopter. Ma ce la portiamo nel prossimo video, ragazzi. Nel prossimo video partiremo da questo punto. Portiremo Paz e la salveremo nell'elicottero. E ce la andiamo da qui, ragazzi. Un saluto a tutti.